Bar. In questo video vogliamo spiegarvi una canzone del grande maestro Franco Battiato, forse la più famosa o comunque la più adatta da suonare in piazza tutti insieme. Centro di gravità permanente. La tonalità originale è Do minore. Noi, per semplificarla un pochino con la chitarra e trovare delle posizioni più semplici e soprattutto per escludere un po' di barré, abbiamo deciso di abbassarla di un tono. Quindi procuratevi lo spartito in Si minore. Ormai praticamente tutti i siti in cui si trovano gli spartiti online hanno la possibilità di trasporre gli accordi. Quindi trovate questa funzione, di solito è associata a due tasti più e meno, cliccateli e fate in modo che il primo accordo della canzone sia Si minore, in modo da essere sincronizzati con la nostra versione. Il ritmo che consigliamo ai chitarristi principianti è un ritmo molto semplice, con quattro pennate verso il basso. Proviamo l'introduzione per farvi sentire. 1, 2, 3, 4. Semplice. Per i chitarristi più esperti invece consigliamo un ritmo più movimentato, magari raddoppiando le pennate. Pronto maestro? Yeah. 1, 2, 3, 4. Bandieri macedoni, gesuiti euridei, vestiti come dei golfi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Why
why, 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 why,